progetto Donne che leggono le donne continua. Grazie a Roberto Forti che ha incontrato Corrado Calda e Ilaria Guglielmetti che partecipano e collaborano con questo progetto. Oggi scopriremo in anteprima il pezzo teatrale che Ilaria Guglielmetti porterà il 7 marzo all'evento Aspettando l'8 marzo a sostegno della soggettività femminile. Eccoli qua. Eccoci qua in diretta con Corrado Calda, in diretta dal Teatro Trieste 34, dove avete provato uno spettacolo particolare. Andiamo negli anni 70, 1969, io mi ricordo ancora, non c'ero, mi ricordo che fece scandalo moltissimo l'assassinio di Sharon Tate, un mistero, un giallo, una situazione veramente difficile poi anche. Ma tutto questo lo raccontate voi in questo monologo. Adesso tu fai la regia, poi abbiamo Ilaria Guglielmetti della Scuola Teatro di Piacenza, giusto? Corrado. Sì. E l'autore del testo invece non ne abbiamo parlato. Chi è? Allora, intanto Ilaria è anche stata l'allieva della Scuola di Cinema Città di Piacenza. Volevo anche ringraziare Filippo Arcelloni che ci ha messo a disposizione questa location. Il testo è stato scritto in parte da me, in parte da Giusy Capari Panico, e parla proprio dell'assassinio di Sharon Tate. Tra l'altro è uscito di recente proprio il film di Quentin Tarantino che ha dato l'Oscar a Brad Pitt, che parlava di questo argomento. Come sempre Quentin Tarantino, come ha già fatto per i nazisti, ricordo bene il titolo dell'altro film, non mi ricordo, ha cambiato il finale, però non voglio spoilerare perché chi non ha visto il film di Quentin Tarantino, di cui naturalmente non ricordo il titolo, che parla proprio della vicenda di Sharon Tate, il film con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, diciamo che è la storia di Hollywood, sullo sfondo c'è anche la storia di Sharon Tate. E guardatelo perché è un film su Hollywood. E torno a ripetere, non spoileriamo il finale, non lo spoileriamo nemmeno, a parte che la storia di Sharon Tate è famosissima, sappiamo che appunto è stata poi assassinata, ma questo era il saggio di fine anno dell'anno scorso, che si chiamava, tutto lo spettacolo dove c'erano anche gli altri allievi, si chiamava vaccino teatro, sono troppo preso dal Covid, vaccino teatro. Ed era uno spettacolo in cui creavamo degli anticorpi culturali verso anche quello che era stato un lungo lockdown, ma anche quello che è un po' un decadimento che c'è in generale in tutte le strutture del nostro paese, sia economico ma anche culturale. Infatti, è molto bella questa idea degli anticorpi culturali, no? Noi cerchiamo di crearli anche attraverso Radio Raccontiamoci, parlando di cultura, parlando di teatro, parlando di tutto quello che avviene, che viene un po' ignorato, ma cerchiamo di riprenderci la scena, giusto Corrado? Riprendiamo certo. La scena anche della cultura, delle cose da fare quasi normalmente, pur parlando, che teatro, parli di questo assassinio, di questa cosa che ha sconvolto un po' gli anni 70, tra l'altro, questo assassinio di Sharon Tate, cioè è rimasto, è una pietra miliare, una cosa che si ricorda, vabbè che poi fa parte dell'iconografia del rock, cioè è entrata a far parte di diversi mondi. Voi come l'avete trattata? In che modo parte? Io ho avuto la fortuna di avere Ilaria Guglielmetti, che è molto talentata, è molto bella, ha un'intelligenza scenica rara. Tra l'altro l'hashtag delle Muselunghe è Rinascimento Culturale, che molti stiano usando, e anche noi. E siccome è una storia delicata, perché lei era incinta, siamo andati all'essenza, in una recitazione asciutta, perché già le parole sono estremamente forti. Poi siccome oggi l'abbiamo ripresa proprio per questa iniziativa vostra bellissima, e infatti tra poco passerò la parola a Ilaria in quanto attrice, in quanto donna soprattutto,
e l'abbiamo ripresa in videocamera anche grazie all'aiuto dell'amico Paolo Guglielmetti, che ha fatto la direzione della fotografia. Io adoro i cagnolini, almeno ditemi che razza è. Che... la senti, è partita, è una razza indefinibile, dico solo che si chiama Nutella, siamo a posto, quindi okay. Molto adesso veloce. Io cedo la parola. Comunque il lavoro è stato essenziale come recitazione, perché quando una parola è già carica di suo e la situazione è già drammatica di suo, non serve caricarla ancora di più, scoppia, esplode, serve asciugarla e tenerla in una situazione di quasi di, oserei dire, di quando viene fuso il ferro, passa da rosso a bianco, calore bianco, calore bianco. Il calore bianco, l'attimo prima in cui si fonda. Questo è il modo di, con cui ha lavorato Ilaria, ed è stata tornata a dire bravissima, mi sembra giunto il momento di lasciare questo vecchio brutto signore a favore di una bella ragazza. Adesso, grazie, ti faccio l'effetto sostituzione, grazie Corrado. Allora, adesso giro, vale, eccola qua, con noi Ilaria Guglielmetti. Allora, diciamo, perché parteciperà anche a quella anteprima sulle donne e poi a Donne che leggono le donne. Noi abbiamo varie iniziative legate alle donne, alla cultura delle donne, quindi per quello che avete anche provato questo monologo. Come ti sei trovata? Tu sei giovanissima comunque, Ilaria, a raccontare una storia che si perde un po' negli anni. Allora, no, scusa che c'è Corrado che fa le facce, quindi seguendo vengo distratta. Comunque... allora, devo fare una premessa. Quando Corrado mi ha segnato il monologo, non conoscevo la storia, appunto perché io sono nata nel 1996, quindi... Beata te! o forse no, o non lo so, perché ti sei persa delle epoche veramente fantastiche. Sì, devo dire che essendo un po' vecchia dentro, mi sarebbe piaciuto vivere in anni... passati, però comunque sono nata nel 1996 e quello è. E quello è. Mi ha avvicinato molto a questa attrice perché io credo che sia bellissima. Sono rimasta scioccata perché comunque ci sono le foto del massacro, purtroppo, non me l'aspettavo. E quello che mi ha soddisfatto di più è che la sera dello spettacolo, io ho un po' l'autostima bassa a volte, no? Però quella sera sono riuscita a far arrivare il messaggio nel cuore delle persone, perché quindi si sono messi a piangere e quindi ho detto ok, ce l'ho fatta, Sharon Tate mi ha dato una mano. Lo spirito bello di Sharon Tate aleggia, tra l'altro, essendo proprio una situazione ancora legata al mistero, quindi è probabile che aleggi, che arrivi a voler raccontare cosa è successo veramente, perché poi non si è mai capito fino in fondo quello che è accaduto in quella villa, quel massacro, quella situazione molto molto sanguinale. Non è mai stato svelato fino in fondo, rimane una zona di nero e di mistero. Infatti per quello ho chiesto prima a Corrado che parte, cioè come era stato raccontato, perché ci sono vari modi anche di raccontare questo episodio, dal mistero al giallo, alla difficoltà, alla passione, a questa donna invece che soffre comunque e che viene uccisa in nome di... Certo. Che cosa non si sa, ma comunque è un altro... è un femminicidio comunque, cioè un emblematico, no? Perché poi era bellissima, debole allo stesso tempo. Esatto. Quindi tu in scena sarai proprio... rappresenti Sharon Stone, cioè racconti in prima persona. Come funziona? Com'è il monologo? Com'è indirizzato? Com'è raccontato? Beh, allora, non vorrei spoilerare troppo. No, qualcosa, raccontati come funziona, così noi ti immaginiamo, chiudiamo gli occhi. Sei in scena da sola comunque? Sono in scena da sola con il... e sono Sharon Tate incinta di 8 mesi. Ok.
Va bene, allora, quindi aspettiamo poi questa performance di Ilaria. Si può già dire la data? Ma, beh, più avanti sicuramente siamo in anteprima qualche data. Ok, va bene, adesso non facciamo date perché siamo sempre abbiamo parlato di mistero qui, siamo anche in un campo molto superstizioso che è quello del teatro, della scena, quindi per il momento non parliamo di date, ma poi le sapremo proprio attraverso anche Radio Raccontiamoci. Certo. Grazie Ilaria. Grazie a voi. E niente, adesso ti ascolteremo comunque nell'appuntamento con le donne, con Simona. Certo, certo. Avremo modo di vedere, di sentire questa tua voce, questa anteprima su Sharon Tate. Grazie Ilaria, fammi salutare ancora Corrado, vediamo se c'è ancora. Ti riparto il simpaticone di Corrado. Eccolo qua. Allora, simpaticone. Comunque è stato scritto come un io narrante tecnicamente. Ok, ok. Cioè, è Sharon Stone che Sharon Tate, vedi, io faccio delle gatte. Sharon Tate caro. Che torna in vita e ok, è come l'antologia di Spawn River, però in una versione più noir, drammatica, in cui non è che lei rivive un giorno bello, ricorda un giorno drammatico. Vabbè, non è un giorno bello sicuramente, se è poi l'ultimo giorno della sua vita su cui aleggia appunto ancora il mistero. Grazie a Corrado Calda, grazie anche grazie a voi di Piacenza, al nostro Filippo Arcelloni che deve essere magari è ancora da quelle parti, che poi giovedì mattina abbiamo un appuntamento sul teatro. Qui non c'è. Va bene. Vediamo se c'è. No, non c'è. E così vediamo un po' di teatro Trieste 34, giovedì mattina abbiamo un appuntamento col teatro ancora comunicato tra i bambini. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in podcast, prossimamente in diretta in questo momento da Radio Raccontiamoci. Grazie Corrado e grazie Ilaria. Grazie a voi di cuore, grazie.